La settimana immediatamente successiva ai fatti di Rosarno, che come credo i nostri ascoltatori sapranno, si è chiusa con lo 0-3 dato ad entrambe le società, Virtus Rosarno e Real Pizzo, per la rissa che c'è stata domenica scorsa, e con ben 7 giocatori della Virtus Rosarno squalificati dalle 3 alle 5-6 giornate. Quindi la settimana successiva vede addirittura 5 squadre nello spazio di 2 punti. E chiaramente non va al di là dello 0-0 in quel di Guardavalle, e la Virtus Rosarno probabilmente a ranghi largamente incompleti e quindi anche con il doversi leccare le ferite della scorsa settimana. Va meglio invece alla Real Pizzo, che riesce ad ottenere i 3 punti dovendo giocare con l'ultima della classe, quella Nuova Valle, che ancora non è riuscita a sbloccare la casella 0 dai punti in classifica. Per quanto riguarda le altre squadre, il Borgia vince per 3-0 sul Gasperina e si issa al secondo posto, affiancando appunto il Real Pizzo, mentre San Nicola da Crissa e San Calogero seguono a 21 punti. Il San Nicola da Crissa non va al di là del pareggio 0-0 in casa con il Chiaravalle, e il San Calogero Calimera invece è stato in pratica fermato, ha vinto per 3-2, chiedo scusa, con la Rombiolese. Quindi una classifica molto corta, che alla decima giornata di campionato, quindi a un terzo di cammino del campionato, dovrà fare i conti con quello che sicuramente è successo domenica scorsa. Non sappiamo come reagirà appunto la Virtus Rosarno, perché proprio dovendo giocare diverse partite ancora senza molti dei suoi titolari. Per il resto delle partite, sempre in prima categoria girone C, ricordiamo il 3-3 del Badolato nell'anticipo con il Martelletto Settingiano, e la vittoria del Real Montepaone per 1-0 con il gol all'86esimo di Voci. Per dicevamo appunto del 3-0 del Borgia sul Gasperina con le reti di Pilò, Tazia e Paparazzo al 90esimo, il Real Mileto pareggia 2-2 con l'Academy Girifalco, ribaltando e recuperando l'iniziale vantaggio con Traoré. Poi c'era pensato Domenico Conidi a portare il Girifalco nella ripresa per 2-2 al 86esimo, poi invece Mbappé aveva segnato quindi il gol che poi alla fine è valso il 2-2 finale.